Non è un segreto, infatti, a Napoli manca un difensore. Di Ghito comunque non si demoralizza e al sesto minuto dà lezione di gran calcio. Apre e chiude un triangolo con Bertoni e colpisce Maligno con la punta del piede. Anche il palo gli è amico. Il pareggio è cosa fatta. Non c'è tempo di pensare che, dato il campo, dato il freddo e tante altre cose, si potrebbe finire anche in bianco. Bertoni lancia Maradona, il resto è sotto i nostri occhi per la seconda volta. Niente, sono andato per tuffarmi, mi è mancato il terreno sotto i piedi, sono scivolato e sono caduto in terra senza poter tuffarmi. La partita tra Fiorentina e Napoli dunque parrebbe che fosse stata decisa da una scivolata, ma non è così. Maradona pennella col suo sinistro, intuendo l'uscita di Orsi, la rete del 3-0, mandando il pallone a 20 centimetri tra l'incrocio dei pali. Ma nel suo repertorio mancava la rete direttamente dalla bandierina del calcio d'angolo. Questo tentativo dal cappello a cilindro, il colpo magico che farà ancora disperare Orsi, imbrigliato tra le maglie della sua rete come il classico pesce fuor d'acqua. Non può farci proprio nulla. Esulta invece come un bambino Maradona. E lo fa quando mancano 5 minuti al termine. Qualcuno si chiede se non è autogol. Il dubbio viene chiarito negli spogliatoi, ma Maradona nega la paternità della rete numero 12 del campionato. E perché Maradona, con questo gol beffardo, lascia di stucco il portiere, un gol che vi proponiamo al rallentatore con la descrizione autografa dell'autore. Un gol bello perché era di lontano. È Maradona a siglare il 2-1 finale. Il risultato restituisce dignità a un Torino punito oltre misura dalla classifica e condanna un Napoli sfortunato, come sembra illustrato. E non solo nella prodezza di questa storica rete, che per fortuna ridimensiona Madama e ripropone al campionato nuove tematiche. Una punizione che vale la pena di rivedere e subito. Maradona al suo destino, che è quello di non fallire occasioni come questa. E di Giordano l'assist, Dieghito stoppa e fulmina Zenga. E Napoli canta. Difende quello stupendo gol che proprio lui, Diego Maradona. Praticamente la partita sembra finita. Il Milan sostituisce Macina col difensore Mancuso ed ha qualcosa da recriminare. Nella ripresa immediatamente il raddoppio del Napoli è splendido. Maradona con questo sinistro in acrobazia, l'esultanza del fuoriclasse argentino. Expectations soared, the desire of the fans was almost tangible. Maradona mania engulfed the city, and the man himself settled in well and was excited by the challenge. Da chi sui taccuini ha il dovere di segnare i nomi dei giocatori migliori del campionato per le squadre nazionali. In mancanza lo facciamo noi. Al San Paolo. Ed allora, auspice il solito Giordano, Maradona regala a chi crede in lui la perla della giornata. Sappiate aspettare il momento giusto per colpire. Il momento giusto è caduto tra il 42esimo e il 45esimo del primo tempo, con i gol di grande fantasia di Maradona e Careca che vi riproponiamo da altra angolazione. Al 40esimo riparte il Napoli, ormai ha dinanzi a sé un'Inter disorientata e Maradona mette a segno il suo gol. È il 40esimo. 5 minuti dopo, ad opera di Maradona, slalom vincente, tiro nell'angolino basso, Carnevale sfiora il pallone e Cusini è battuto.